con Federica Lisi Bovolenta. Ci siamo incontrate da Red Ronnie al Barone Rosso un lunedì di settembre del 2015. Io le diedi il mio CD e lei il suo libro. Da allora non ci siamo più separate. Una volta in macchina mi propose di fare qualcosa insieme, ma non avrei mai creduto che sarebbe diventata una storia del genere. Il nostro spettacolo, che unisce la sua storia con Bovo e le mie canzoni, si intitola Io e Lei. A me piace molto sperimentare cose nuove, nuove per modo di dire, dato che non siamo le prime a fare uno spettacolo di lettura e musica, ma la differenza fra gli altri sta sicuramente nel fatto che io non ho scritto niente per lo spettacolo e nemmeno lei. Praticamente era già tutto scritto. In questo progetto è stata coinvolta con molto entusiasmo anche la mia band. Voglio ricordare i nomi: Luca Longhini alla chitarra, Giorgio Santisi al basso e Stefano Peretto Perez alla batteria. In queste puntate dell'Italia di Pia ripercorrerò un po' le tappe dall'inizio ad oggi. Riprenderemo il nostro tour dopo l'estate e noi vi aspettiamo. Io voglio tra 100 anni, non ammazza più nessuno adesso. Signora, noi capiamo. No, non capite. Nessuno può capire. Non mi ammazza davvero nessuno adesso. Io vivo 100 anni ancora. Non so perché lo dico e perché lo penso. Forse per dichiarare guerra al destino, dopo che me l'ha dichiarata lui. Devo familiarizzare con la morte dell'uomo che amo. Come si fa a rispondere a una richiesta del genere? Che cosa c'è di strano? Se un bicchiere di vino e non penso più a te. Se sono lontana e non dormo con te. Può funzionare. Ti amo. Ti amo, infinito degli infiniti. Mi dice. Ti amo. Lo ascolto ancora la sua voce che mi dice questa frase. Petali di un fiore tra le pagine di un diario. Da qualche parte quelle due parole piccole mi arrivano ogni giorno e mi purificano l'anima. Adesso c'è Pia Tuccitto che ci farà sognare. Se un piccolo fiore che c'è, se l'odore che hai, mi ricorda una cosa. Vabbè, non sono fedele ma ora lo so. Edio, Paolo, Eugenio, grazie.